sembra di capire perché il grande interesse che c'è oggi nel mondo sul tema della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche dello sviluppo organico delle realtà nelle quali si esprime la vita anche del quotidiano di tutti noi, tutti i giorni, ha delle indicazioni ben precise e io credo che ci sia maggiore consapevolezza da parte di tutti che senza cambiare strada non è possibile salvare il pianeta e la natura. In questo si inserisce l'attività del Milan Center for Food Policy che io presiedo e che è collegata alla mia cattedra UNESCO presso l'Università Statale di Milano e con questo istituto di ricerca ormai siamo molto avanti in una serie di iniziative che riguardano certamente anche il cibo, perché siamo partiti con la difesa dei diritti fondamentali e il diritto al cibo è il più fondamentale di questi diritti, ma oggi la nostra prospettiva sono gli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite, tra questi evidentemente l'alimentazione, la sana alimentazione sono un punto centrale indicato dalle Nazioni Unite, ma anche frutto di una serie di, come dire, di interventi anche molto forti, non solo della comunità internazionale, ma anche della stessa Europa che finalmente si interroga, si è interrogata non tanto sulla parte commerciale del cibo, del consumo eccetera, ma soprattutto sui temi fondamentali della sicurezza del cibo, quindi la food security e la food safety sono diventati punti fondamentali sui quali è necessario lavorare molto, ma si possono ottenere anche molti risultati positivi nell'interesse di tutti.